Giugno, mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Immergiamoci in questo mese nel Sacratissimo Cuore di Gesù. Iniziamo con l'offerta della giornata al Sacro Cuore di Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Sacro Cuore di Gesù, meditazione del 30 giugno. Cuore di Gesù, delizia di tutti i santi. Se la nostra salvezza non si trova in nessun altro nome, se non in quello di Gesù, sarebbe vano trovare la nostra delizia fuori di Gesù. I testimoni più certi di tale verità sono i santi, che ne hanno fatto esperienza. È per questo che i martiri hanno goduto di morire per Gesù, le vergini hanno rinunziato ad ogni piacere terreno per consacrarsi a Gesù, i confessori sono stati specchio di penitenza e di mortificazione per rendersi degno di servirlo nell'esercizio delle più eroiche virtù. Fortunato chi, sin dalla terra, può dire con San Paolo: tutta la mia vita è Gesù. Sia il cuore di Gesù la nostra somma delizia in terra e il coronamento di ineffabili delizie in paradiso. Atto di virtù. Per amore di Gesù eviterò una conversazione inutile. Amen. Dentro il cuore di Gesù formiamo la nostra abitazione per non uscire mai più. Mettiamo tutte le nostre pene, miserie e debolezze in quella fornace d'amore, che certo tutto resterà consumato da quel sacro fuoco e noi potremo cominciare una vita tutta nuova e tutta santa. Adesso nasconditi dentro il Santissimo Cuore di Gesù e amalo sempre di più. Oh, quanto bisogno abbiamo tutti di nasconderci nel dolcissimo cuore di Gesù in questi infelicissimi tempi. Amen. Coroncina al Sacro Cuore di Gesù. Oh mio Gesù, che avete detto: in verità vi dico, chiedete ed otterrete, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Ecco che io picchio, io cerco, io chiedo la grazia. Formuliamo qui la grazia che vogliamo chiedere a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in voi. O mio Gesù, che avete detto, in verità vi dico, qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, Egli ve la concederà. Ecco che al Padre vostro, nel vostro nome, io chiedo la grazia. Formuliamo qui la grazia che vogliamo chiedere. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in voi. O mio Gesù, che avete detto, in verità vi dico, passeranno il cielo e la terra, ma le mie parole mai. Ecco che appoggiata all'infallibilità delle vostre sante parole, io chiedo la grazia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in voi. O Sacro Cuore di Gesù, cui è impossibile non avere compassione degli infelici, abbiate pietà di noi miseri peccatori ed accordateci le grazie che vi domandiamo per mezzo dell'Immacolato Cuore di Maria, vostra e nostra tenera Madre. San Giuseppe, Padre putativo del Sacro Cuore di Gesù, pregate per noi. Atto di consacrazione al Sacro Cuore. Il tuo cuore, o Gesù, è asilo di pace, il soave rifugio nelle prove della vita.
pegno sicuro della mia salvezza. A te mi consacro interamente, senza riserve per sempre. Prendi possesso, Gesù, del mio cuore, della mia mente, del mio corpo, dell'anima mia e di tutto me stesso. I miei sensi, le mie facoltà, i miei pensieri e affetti sono tuoi. Tutto ti dono e ti offro, tutto appartiene a te, Signore. Voglio amarti sempre più, voglio vivere e morire di amore. Fa, oh Gesù, che ogni mia azione, ogni mia parola, ogni palpito del mio cuore siano una protesta di amore. Che l'ultimo respiro sia un atto di ardentissimo e purissimo amore per te. Amen. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Che Dio ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'incensiere d'oro vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo video e vi ricorda sempre di ricordarmi nelle vostre preghiere. Io pregherò per voi. Grazie.